Salve ragazzi, rieccoci. Allora, dopo il festeggiamento che ho fatto nel video che sto caricando, cioè sta caricando di Monaco Juventus, adesso ho finito i festeggiamenti perché sono contentissimo per la mia Juve. Per adesso ritorniamo a fare i commenti delle altre partite perché stasera c'è stata un'altra bella partita, Real Madrid, Atletico Madrid, che come ovviamente saprete non ho potuto vederla perché guardavo la Juve, però ho rivisto le azioni e ho visto sinceramente un Real Madrid che ha giocato molto bene, ha avuto tante occasioni con Ronaldo, eccetera, eccetera, però non è riuscita a fare gol, ha avuto occasioni Ronaldo, Chicharito Hernandez, però non è riuscito a fare i gol al Madrid, non ci riusciva. Alla fine Saúl, l'unico tiro in porta dell'Atletico, è stato molto pericoloso, molto pericoloso. E all'87esimo, quasi 88esimo minuto, ci è voluto un Ronaldo che ha fatto una grande azione, che è andato dentro l'area, ha passato la palla, ha fatto uscire il portiere, poi ha dato la palla a Chicharito Hernandez, che ha messo dentro la palla in maniera non pulitissima perché l'ha colpita a terra, poi è andata dentro. Quindi non è stata una vittoria semplice per il Real Madrid, che ha vinto 1-0, passa il turno ed è per questo che ho detto che vorrei incontrarla. Poi ragazzi, sapete, ormai la Juve che incontra, incontra, cioè conta poco sinceramente, non è quello che fa, perché la Juve adesso può incontrare qualsiasi delle tre, cioè ormai sono dure tutte e tre, però volevo dirvi che a mio parere la squadra che secondo me in questo momento è più in difficoltà, nel senso che riesce a segnare poco, ed è tanto che non vinceva, 7 partite che non vinceva il Real Madrid, e più in difficoltà vedo dove quando capita un'azione va in difficoltà, mi sembra il Real Madrid, mi sembra il Real Madrid. E sinceramente vorrei prendere il Real Madrid, sinceramente parlando. Vorrei prendere il Real Madrid perché vedo, ve l'ho già detto sul commento di Monaco Juve, però ve lo ridico, diciamo che tra le tre la più forte è il Bayern, secondo me, in assoluto. È una squadra che appena la vedi ti viene già in mente che ti spacca il culo quando giochi con il Bayern. Appena ti viene in mente Bayern Monaco già sai, oh, vabbè, non la guardo neanche perché tanto va bene, capito? Vai con il Barcellona, va bene, vai con il Barcellona è ugualmente difficile perché Barcellona ha distrutto a casa sua al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain e ieri ha fatto una bella vittoria in scioltezza, tranquilla, senza difficoltà. Beh, anche se becco il Barcellona va bene. Io la squadra che non voglio beccare è il Bayern, quella no. Quella non la voglio beccare, il Bayern non lo voglio beccare, mi mette molta paura il Bayern Monaco, sinceramente parlando, molta paura mi mette, preferirei incontrarlo magari succedesse in finale, magari ci andassimo in finale, no? Quel road to Berlino, magari Juve road to Berlino, sì, sarebbe molto bello, però ragazzi la Juve sta facendo bene. Diciamo che tra le quattro squadre, Bayern, Real Madrid, Barcellona e Juventus, la più forte è il Bayern Monaco. Sto parlando come momento di forma. Dopo il Bayern c'è il Barça. Dopo Juventus e Real Madrid, beh, Juventus e Real Madrid io non, sinceramente non le metterei sullo stesso piano. Perché secondo me il Real è più forte, non sto dicendo che il Real è più forte, però in momento di forma secondo me la Juve è leggermente sopra il Real Madrid come momento di forma, quindi potrebbe essere un vantaggio questo per noi. Ripeto, non è che adesso che la Juve è in semifinale può perderle tutte in campionato oppure perdere la finale di Coppa Italia, no, questo no, però deve usare le forze, questo non c'è dubbio. Potrebbe vincere il campionato domenica e ragazzi, potremmo essere tutti in piazza a esultare domenica. Se non ci siamo domenica a festeggiare tutti in piazza, ci siamo sabato prossimo.
E beh, di sabato dà anche molto più gusto festeggiare, sinceramente. Dà molto più gusto festeggiare, anche festeggiare domenica non sarebbe male, non sarebbe male. L'importante è che festeggiamo, l'importante è che festeggiamo, archiviamo la pratica scudetto dopo, ripeto, la partita che deve fare la Juve. Con un po' di grinta, magari è quella con l'Inter per la rivalità, e comunque la Juve non deve regalarle le partite anche quando ha vinto il campionato, perché non sarebbe giusto, non sarebbe giusto, non sarebbe giusto. Tipo quella Roma-Juve, la Juve quando aveva vinto già lo scudetto l'anno scorso poteva addormentarsi, invece ha giocato bene, è andata a vincere la partita. Così deve fare una vera squadra. E quindi, secondo me, pur essendo una squadra fortissima, il Real Madrid è quella più in difficoltà e io fossi la Juve punterei su questa difficoltà. Ragazzi, io ho concluso. Ci rivediamo. Beh, ci rivediamo sabato sera. Sabato sera. No, anzi, che sto dicendo? Ci rivediamo domani sera, ragazzi, perché c'è l'Europa League. C'è l'Europa League, c'è la Fiorentina e c'è il Napoli. Beh, il Napoli dovrebbe essere qualificato in teoria. Neanche in pratica. E vediamo la Fiorentina. Vediamo. Ragazzi, a domani. E sempre forza Juve. Ciao.